prima vittoria stagionale per il Nereto, che regola con un netto 3-0 l'Aurora Alto Casertano, una vittoria pesantissima che arriva al termine di una settimana di rivoluzione in casa vibratiana, nel corso della quale ben 11 calciatori hanno svestito la casacca rossoblù e altri 6 sono approdati alla corte del presidente Bartolini, uno dei quali Sant'Angelo, subito in campo dal primo minuto nell'11 titolare scelto da Bitetto, che deve rinunciare all'infortunato Pedalino. Nell'Aurora Alto Casertano invece squalificati il centrocampista Amabile e il tecnico Campana, in panchina siede Sant'Angelo. In apertura il Nereto si fa subito pericoloso con un lampo di Cipriani che dopo appena un minuto insidia la porta di Kuzmanovic, ma il rasoterra termina di poco a lato. Al 12esimo l'Aurora Alto Casertano perde Mancino, rimasto a terra dopo uno scontro in mischia. Il numero 10 Campano non ce la fa ed è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Al suo posto entra Illuminato. Azione rocambolesca al minuto 20 con il Nereto che prova a complicarsi la vita da solo, ma per fortuna degli abruzzesi Chiacchio viene fermato in posizione di offside. È comunque la formazione di casa a fare la partita e a sfiorare il vantaggio al 28esimo, quando Brunozzi serve Salvatori, la respinta e il nuovo tentativo che costringe Kuzmanovic a rifugiarsi in corner. Quindi il Nereto ci prova anche dalla distanza con Ristoschi, ma la conclusione termina al lato e si perde sul fondo. In avvio di ripresa prende fiducia la formazione ospite, che si scuote al rientro dagli spogliatoi e nel giro di 2 minuti sfiora per 2 volte il vantaggio. Al quarto Tià dalla destra serve in area Chiacchio, che fallisce incredibilmente un rigore in movimento. Quindi ancora Tià in becca Monteleone, che di testa spedisce di poco alto sulla traversa. Ma il Nereto non ci sta e la reazione dei padroni di casa è veemente, con i locali che al 12esimo sbloccano la contesa in ripartenza. Azione sulla destra di Cipriani, che prende il tempo agli avversari e mette in mezzo il velo di Ristoschi e Boito, che tutto solo deve solo depositare la sfera in fondo al sacco. Insistono i locali, che guadagnano un buon calcio di punizione al 14esimo. De Falco mira all'incrocio, ma Kuzmanovic si supera e dice no. La rete del raddoppio è però nell'aria e arriva al 20esimo, ancora una volta grazie alla rapidità di Cipriani, che sulla destra fa il bello e cattivo tempo. Si fa sorprendere la difesa campana, azione fotocopia e colpo di testa vincente di Nardini, che fa 2-0. Al 31esimo break degli ospiti, che provano a recuperare le sorti del match con un tentativo in semirovesciata del neoentrato Del Vecchio, con la sfera che termina a lato. Ma al 39esimo il Nereto spegne le residue speranze campane, mettendo a segno la rete del KO. Punizione dalla sinistra, Kuzmanovic non trattiene e Ristoschi, in versione attaccante d'area di rigore, appoggia in rete il gol del definitivo 3-0. In pieno recupero c'è gloria anche per Diglio, che al 46esimo in tuffo nega ai campani anche la gioia del gol della bandiera. Al triplice fischio può gioire il Nereto, che conquista la prima meritata vittoria in campionato davanti al pubblico di casa contro un diretto avversario, e si scrolla di dosso i fantasmi del recente passato. Sconfitta pesantissima per i campani, che restano da soli all'ultimo posto della graduatoria. Abbiamo 2 dei protagonisti della vittoria di oggi, Boito e Cipriani. Iniziamo con Boito. Insomma, una vittoria importantissima quella di oggi, non solo per il risultato netto, ma perché era contro un avversario diretto. Sì, assolutamente sì. È una vittoria importante che aiuta il morale della squadra e soprattutto per noi ragazzi, che ci crediamo e siamo pronti a una grande risalita. Ecco, possiamo dire che oggi con questa vittoria si apre un nuovo ciclo del Nereto, anche in virtù dei tanti cambiamenti che ci sono stati in questa settimana? Sì, assolutamente sì. Come ho già detto, noi ci crediamo e siamo pronti a lottare per la salvezza. E oggi era prima di tutto importante vincere, perché ci permette di essere più tranquilli, più per il futuro. Poi sì, oggi è andata bene, ho avuto pure questi 2 assist e sono contento. Mister, quella di oggi è una sconfitta che non ci voleva, una sconfitta che brucia per l'Aurora Alto Casertano, perché è contro un avversario diretto, soprattutto per questo. Ma per noi le partite in questo momento, come ho detto ai ragazzi in settimana, le dobbiamo valutare tutte allo stesso modo. Sapevamo che affrontavamo una squadra nelle stesse condizioni nostre, sia di classifica che di precarietà.
Loro sono stati bravi a fare gol forse nel nostro miglior momento e noi ci portiamo questo male cronico che nonostante riusciamo a creare qualcosa non riusciamo a concretizzare. Quindi adesso se andiamo a vedere il responso finale 3-0 ritengo che sia un risultato pesante per quello che si è visto in campo, però per come poi abbiamo affrontato il momento dopo il primo gol è probabile che abbiamo meritato gli altri due gol che sono venuti.